evidentemente questo nuovo video non so più stare davanti alla telecamera e niente, quindi oggi ho un nuovo video per voi, sempre sul zero waste ovviamente, e oggi parleremo delle cose zero waste che mi porto dietro per cercare di sprecare meno. Allora, io ho fatto questo video, ho già fatto questo video, l'ho chiamato What's in my bag zero edition. E col video mi ricordo che avevo sconvolto un po' di persone per il fatto che mi portassi lo zucchero dietro in un barattolino. E non l'avevo spiegato in quel video, però volevo dire una semplice cosa: non pensate che io sia strana, però mi portavo dietro lo zucchero per una semplice ragione. Dove lavoravo prima non facevano alcuna differenziata, e quando dico alcuna, mettevano umido, carta, plastica, tutto insieme nello stesso sacco e basta. Quindi per me portarmi lo zucchero dietro significava non usare le piccole bustine di zucchero, che non tutte le bustine sono fatte di carta, e principalmente fare questo spreco perché loro non sapevano manco cosa fosse riciclare o dividere le cose, no, non ce la facevano proprio. Quindi ecco perché mi portavo lo zucchero dietro, ed ecco anche perché ho deciso di rifare, diciamo, questo video. Perché a differenza dell'altro lavoro, adesso io ho cambiato lavoro, quindi ho altre abitudini, e ecco perché adesso mi porto dietro le cose che magari alcune sono molto simili a ciò che mi portavo prima, quindi se avete visto quel video sicuramente vi ricordate un po', altre comunque si sono aggiunte, mettiamola così. Quindi niente, questo è un video dove faccio vedere le cose che io mi porto dietro per cercare di sprecare il meno possibile quando sono in giro, quando sono al lavoro, quando sono da qualunque parte. Primissima cosa importante è ovviamente mi porto dietro la bottiglia d'acqua. Adesso in inverno vi dirò che la uso molto meno, però ce l'ho sempre dietro perché quando vado in palestra ce l'ho sempre nello zaino, quindi mi è molto utile. In inverno la uso meno per il semplice fatto che fa freddo. Fa freddo e al lavoro io ho un mega bicchiere che uso al lavoro direttamente, non uso la mia bottiglia. Se sono in giro per strada sicuramente a meno 30 gradi non tiro fuori la bottiglia d'acqua dicendo oddio che sete, però durante l'estate la utilizzavo molto di più, però a prescindere me la porto sempre sempre dietro, che non si sa mai, la ce l'ho sempre piena ovviamente, ogni tanto cambio l'acqua se vedo che è una settimana che non ho cambiato l'acqua dentro, però questa ovviamente non manca mai, ce l'ho di questa, ho preso questa qua quest'estate perché quella che avevo prima l'ho data a mia madre per farla usare, per farle usare la bottiglia, perché anche lei beve tantissimo ma usava sempre le bottiglie di plastica e io ho detto no, quindi le ho dato la mia bottiglia, quindi mi sono presa questa che è tipo piccina e entra in qualsiasi borsa io abbia, nel senso che io adesso in inverno uso uno zaino molto grande, sembra che io stia andando per scalare una montagna, dove mi entra tutto, anche le cose di palestra, però durante l'estate utilizzo uno zaino molto piccino e la bottiglia che avevo prima, quella che ho dato a mia mamma, effettivamente non mi entrava, quindi questa è molto comoda. Però ho un'altra bottiglia più grande che utilizzo durante i viaggi, che è tipo quasi un litro d'acqua credo, che è molto più comoda rispetto a questa perché questa qua non è così grande e io bevo come un cammello, anche se è vero che quando faccio turismo cerco di evitare di bere troppo perché altrimenti mi scava la pipì. Prossima cosa che avete visto sicuramente anche nell'altro video è la mia tazza per il caffè. So che in Italia è una cosa non è all'ordine del giorno, diciamo, la tazzina riutilizzabile da caffè, è molto più in quei paesi dove esistono, non so, fuori dall'Italia, insomma, credo che sia un'abitudine. Qua in Canada io l'ho iniziata a usare per un motivo solo, ovvero che stia parlando del lavoro, io comunque ho poca pausa al lavoro, mezz'ora di pausa per mangiare, per fare tutto. Quindi diciamo che non ho mai tempo di dire, ah, dopo che ho mangiato vado a prendermi il caffettino e me lo prendo al bar e me lo gusto al bar con calma. Non posso perché non ho proprio tempo. Quindi diciamo che questo mi aiuta tanto ad andare al bar, prendermi il caffè, tornare in ufficio e bermelo davanti al computer, fine. Altrimenti anche quando vado in giro, proprio se vai anche nei Starbucks e vuoi prenderti un caffè da portare via, è sempre meglio avere la tua tazzina, in modo da evitare di sprecare quelle tazzine inutili, usa e getta. E alle volte, pure se stai sul posto, non sempre hanno le tazze. Vi giuro, mi è capitato una volta che avevo chiesto un caffè e avevo detto sto sul posto, avevo anche mangiato addirittura, e mi ha detto abbiamo finito le tazze da caffè. Ho detto in che senso avete finito le tazze da caffè? Quindi gli ho dato la mia ed è stata una salvezza in quel giorno, abbiamo evitato
una tazza usa e getta, che può sembrare una cosa da niente, però è stato molto utile. Quindi questa ce l'ho sempre sempre dietro, è veramente comoda, è della Keep Cup, semplicemente questo, questa roba caffellini, perché l'ho presa in un baretto che le vendeva con il loro brand, che forse era una collaboration, che cacchio ne so, però è della Keep Cup. Io ne ho anche un'altra, che forse è quella che avete visto nell'altro video, che è rosa. Il problema di quell'acquisto è stato che questa c'è il buchetto che può essere coperto, quindi se tu cammini e fai così non ti scivola niente. L'altro invece c'è il buchetto aperto. Dovevo pensarci prima quando l'ho comprato, però a prescindere la uso sempre quando magari vado e sto sul posto. Cerco sempre di fare comunque, di usarle tutte e due, di non sprecare il mio acquisto, diciamo. Una new entry nella mia borsa è questo. Questo praticamente sono dei fazzolettini riutilizzabili che quando tu li usi e sono sporchi li puoi mettere in questo sacchetto, in questa taschina qua. Questo ovviamente io non sono una che utilizza tanto i fazzolettini, e voi direte che schifo. No, è che semplicemente io quando sono malata il mio naso si tappa e basta, non soffro di allergie. Mi soffio forse il naso 3 volte all'anno e non sto scherzando. Quindi diciamo che questo me lo porto sia per il naso, sia per se mi serve tipo un fazzolettino da pulirmi le mani o boh, a caso mi serve per pulire qualcosa. Ce ne sono 4 qua dentro e ovviamente quando faccio la lavatrice butto tutto dentro. E questa cosa è molto comoda, non so se mi seguite su Instagram, se non mi seguite cosa state aspettando. Però io ho preso questi proprio per la casa. Qua ce ne sono 25. Sono dei fazzolettini riutilizzabili e qua c'è il cestino dove tu metti quelli sporchi. Questo l'ho preso più che altro per lui, perché è lui che utilizza tantissimo i fazzolettini, e in casa abbiamo ancora scatole di Kleenex, non sto dicendo che abbiamo eliminato quelle perché dobbiamo consumarle comunque, però sto cercando di diminuire l'utilizzo dei fazzolettini se possibile. La prossima cosa è la mia scatolina del pranzo, dove mi porto sempre il pranzo. Io questa ce l'ho sempre anche vuota, l'ho sempre detto, per il semplice motivo che se vado al takeaway mi piace dare il mio contenitore, loro mi mettono il cibo, io vado e sono contenta. Solitamente cerco sempre di portarmi il pranzo al lavoro, cerco sempre di avere il pranzo pronto, però ogni tanto capitano quelle giornate di laziness, capitano quelle giornate che magari la sera sono uscita da qualche parte, non ho avuto tempo di preparare il pranzo e quindi ho sempre questa qualcuno mi ha detto come si chiama, ma non mi ricordo. Ho sempre questa scatolina dietro, in modo che se proprio lavorano il pranzo vado sotto nel piccolo ristorante accanto che abbiamo e gli dico mettimi tutto qua dentro, ormai mi conosce, mi vede da un chilometro e dice ok dammi la tua scatolina. Una volta mi ha vista senza scatolina e ha detto dov'è la tua scatolina? Mi sono sentita molto male. Un'altra cosa è la borsa di tela, che dovreste averla tutti dietro, per, in modo che se andate da qualche parte per una spesa all'ultimo minuto, per una cosa all'ultimo minuto, ce l'avete sempre dietro, poi è comodissima. Questa è stata una borsa di tela che mi ha regalato un mio amico per il matrimonio, che dice Tolkien è il mio terapista. Terapista si dice, sì. Ok. Ed è bellissima, la adoro. L'unica cosa che non mi piace è che è bianca. Le cose bianche tendono a sporcarsi molto facilmente ed è una cosa, io adoro il bianco, ho tantissimi vestiti che hanno il colore bianco, ho anche maglioni bianchi, vi giuro che ho sempre l'ansia di mettere quelle cose, appunto cioè, ho anche una maglietta bianca oggi ma dettagli, però questa cosa comunque vabbè si può lavare tranquillamente, non è grave, solo che faccio magari attenzione di non mettere cose tipo che magari boh, hanno l'olio o robe simili, che non capita mai, però non si sa mai. Quindi borsa di tela sempre comunque, questo tipo un must della vita che dovete tutti avere. Sicuramente una borsa di tela in giro per la casa ce l'avete, e se proprio non vi piace la borsa di tela che avete in giro per casa, fatevi regalare una bella che boh, avrete sempre voglia di avere dietro, con qualcosa che vi piace, tipo in questo caso c'è Tolkien. E l'altra cosa sono le mie borsettine di cotone. Queste sono state un nuovo acquisto per il semplice fatto che le borsettine che avevo prima, quelle che utilizzavo per la verdura, ce le ho ancora, solo che lui ha perso più della metà di quelle borse. Non so come sia successo, perché quelle borse sono sempre dentro un'altra borsettina in macchina. Non so come abbia fatto, però le ha perse quasi tutte, quindi mi servivano di nuove. Quelle borsettine ovviamente sono state un acquisto non proprio etico, mettiamolo così, perché le ho prese su Amazon, erano delle borsettine un po' così, non erano in cotone, erano comunque sapete in polistirene, che per carità quando si riutilizzano e riutilizzano vanno bene, solo che questa volta ho deciso di comprarle in cotone o comunque di comprarle da una
da un piccolo brand che appunto li fa eticamente, li fanno qua a Montreal oltretutto. Quindi ho preso queste qua, che alcune hanno la rete e altre non hanno la rete, perché ogni tanto quando vado al negozietto sfuso e mi compro, che ne so, l'avena o il riso, queste cose qua, giustamente questi con la rete non li posso usare, ma queste ce li ho sempre dietro per appunto la questione, come dicevo prima, le mie abitudini sono cambiate, adesso io prendo sempre la metro, non prendo più la macchina rispetto all'altro lavoro. C'ho un supermercato molto vicino, quindi alle volte dico, ah, oddio, devo comprarmi questa cosa, devo comprarmi quest'altra cosa, quindi è sempre bene avere tutte queste cose dietro in modo da evitare di andare magari a prendere i sacchettini, però come ho già detto qua in Canada non è obbligatorio avere i sacchettini, quindi puoi prendere le cose anche senza sacchettini, però comunque sapete, presentarvi alla cassa con 50 pomodori in braccio sempre, sempre meglio di no, anche per la povera cassiera che se li deve pesare, ecco. Un'altra cosa che non è una novità, però ho la mia cannuccia sempre. Io oggi ho parlato di questa cosa e dico sempre, se le cannucce non le avete mai utilizzate in vostra vita, non serve comprarle, non serve comprarvi quella riutilizzabile, perché non vi porterà niente di nuovo nella vita, avete solo fatto un acquisto inutile. Io la uso sempre, io al lavoro ho un mega barattolo che riempio sempre con acqua, metto la cannuccia e ho notato che facendo così bevo molto di più rispetto al bere semplicemente con la bocca. Poi vabbè, se vado per esempio fuori a bere qualcosa, nei drink e tutto quanto, preferisco sempre avere la mia cannuccia, anche se vi dico che in alcuni bar hanno proprio tolto la cannuccia del tutto, infatti una volta mi è capitato che sono andata in un bar quest'estate, avevo detto, se vi prego non mettetemi la cannuccia, mi hanno detto no, non la mettiamo più proprio a prescindere. Quindi in quel caso non c'è problema, però ovviamente sicuramente alle volte aiuta a mescolare il drink se è un drink fatto di 50 ingredienti diversi, ecco. Quindi questa ce l'ho sempre dietro, c'era questa mini borsettina così, dove ho la cannuccia e ho delle posate. Quindi le posate e la cannuccia sempre dietro con me, c'ho un cucchiaio, una forchetta e ci sono forse anche delle cose, delle bacchette. La bacchetta sì, sono delle bacchette. E niente, questa ce l'ho sempre dietro, come vedete non mi occupa tutto questo grande spazio, la tengo sempre nella taschina piccola, alle volte mi dimentico di avere queste cose e quando mi ricordo di avere effettivamente le posate sono tipo la persona più felice del mondo. E niente, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se voi vi portate dietro, magari non tutte queste cose, perché non è che dovete per forza portarvi tutte queste cose dietro, però se vi riportate magari almeno la borraccia, almeno la borsa di tela, siamo già sulla strada molto molto giusta. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!